Il Teramo vede lo striscione del traguardo a 37 punti in classifica e seduto su quell'undicesimo posto mai raggiunto negli anni precedenti. Alla formazione di Maurizi manca pochissimo per potersi chiamare fuori dalla lotta per la bassa classifica. Vittoria fondamentale quella sul campo della Giana Erminio, 3 punti d'oro come ha ammesso anche l'allenatore al termine della gara in collegamento con l'Abruzzo del pallone. Sono 3 punti che pesano perché comunque venivamo da questa sconfitta casalinga che forse ha lasciato qualche strascico nell'ambiente e quindi voglio dire sono importanti i 3 punti, anche un po' aver risistemato le cose in ottica di classifica e in ottica di autostima. I ragazzi hanno fatto una grande prestazione caratteriale perché comunque voglio dire è così. Va bene così, dai. Peraltro nella giornata di Gorgonzola a togliere le castagne dal fuoco dopo la rete iniziale di Solerio ci hanno pensato due fedelissimi del tecnico come Celli e Sparacello. Per l'attaccante primo sigillo con la nuova maglia, con Maurizi che svela di non aver mai voluto rischiare Infantino con la Giana facendo solamente pretattica. Il rapporto tra me e tanti calciatori è molto forte, non solo con Sparacello e Celli, poi mi fa piacere che loro abbiano fatto gol. Avevo una sensazione che Claudio potesse far gol oggi, potesse fare una buona partita come ha fatto, ma detto tra noi non avevo intenzione mai di utilizzare il Santino. Ho fatto finta di recuperarlo, ma non avevo nessuna intenzione di recuperarlo mai. Domenica altra trasferta sul campo del Renate, potrebbe essere l'ultimo sprint o quasi, gli ultimi metri, di una rincorsa che ha avuto qualche stop, è vero, ma che potrebbe portare l'obiettivo prima di quanto si pensi. Io quello che voglio, che sogno in un futuro prossimo è quello di non essere giudicati soltanto per il risultato del campo che è frutto di mille variabili, ma essere giudicati per il lavoro. E poi non dimentichiamoci mai che dietro un allenatore, uno staff tecnico, un calciatore c'è sempre un uomo in carne ed ossa con le sue emozioni, i suoi lati fragili, le sue paure, le sue ansie, oltre che tutte le altre cose positive che magari ci possono essere.